Sì, allora, ora non sto a tessere le lodi della capitaneria, no? Però ovviamente negli ultimi anni si è avuto, diciamo, quel salto di qualità a cui io umilmente sto partecipando, no? Che è quello ovviamente di contribuire anche per quanto è possibile, a uno sviluppo economico, turistico, culturale di Chioggia. Ora, la capitaneria, per quanto riguarda la cultura, e qua parliamo di vela, la cultura della vela, almeno da quando io ho assunto l'incarico di comando qui a Chioggia, sono sempre propositivo dal punto di vista della progettualità e poi della realizzazione delle varie manifestazioni, quindi andando anche a modellare quella che sono le norme sulla sicurezza della navigazione, che sono molto stringenti e che potrebbero essere anche un limite allo svolgimento di determinate manifestazioni, modellandola a quelle che sono le caratteristiche delle manifestazioni, quindi rendendole più snelle possibili. Ovviamente mai a detrimento di quella che è la sicurezza della navigazione, in quanto le nostre unità di mare ci sono sempre a sovrintendere quelle che sono le manifestazioni. Quindi possiamo dire che il termine per quanto di competenza, no? Per i profili di interesse della Capitaneria di Porto, sto cercando, almeno le parlo del mio tratto di comando, sto cercando, diciamo, a che ogni mia iniziativa, ogni mia autorizzazione, ogni mia decisione, ecco, diciamo così, perché i comandanti sono pagati per decidere, no? Altrimenti si sta a casa. E assumendosi delle responsabilità sotto tutti i punti di vista, e le assicuro che sapere che in mare ci sono delle persone che si divertono o perché sono per diporto o perché svolgono un'attività ludico-ricreativa ovvero sportiva, però sapere che ci sono queste persone in mare con l'ausilio nostro a sovrintendere con la sicurezza della navigazione, per me è una sicurezza, come penso che sia anche per l'utenza del mare, è tutto tondo. Poi, per quanto riguarda una overview e una visione in avanti, anche per quanto riguarda la vela crociera, stiamo studiando anche la fattibilità di poter ospitare in Chioggia navi da crociera ancora più grandi. Ovviamente tutto questo deve scontare determinate opere che a breve verranno realizzate per consentire, diciamo, l'arrivo dal punto di vista proprio tecnico-nautico, di fondali, eccetera, di questa nave della crociera. E concludo dicendo che da parte mia non c'è stato, non c'è, non ci sarà mai un no a priori. Quindi qualsiasi proposta come anche questa manifestazione, no, Sette Mari, che mi è stata avanzata e sottoposta alla mia attenzione, come qualsiasi altra attenzione manifestata dal Comune. Per esempio, ieri ho firmato la consegna dello specchio acqua dell'Eteneo, no? Per fini, diciamo, di tutela del patrimonio ittico e anche, diciamo, di questa caratteristica, diciamo, di Chioggia. C'è stata sempre una sponda positiva da parte della Capitaneria di Porto, in completa simbiosi con l'amministrazione comunale. Certo, si discute su come rendere più snelle quelle che sono le procedure amministrative, che in ogni caso devono essere perseguite per arrivare all'adozione di quegli atti autorizzativi. Però penso che lo snellimento e la velocità con la quale la Capitaneria di Porto risponde alle esigenze, qualsiasi siano, del circolo nautico, della Lega Navale, del Comune, penso che sia il tratto distintivo che al momento caratterizza la Capitaneria di Porto. Allora, personalmente è un grande onore perché noi ci troviamo a festeggiare questo compleanno e chi ci ha preceduto ha fatto davvero la storia della vela, della città, e noi abbiamo atleti che oggi hanno fatto della vela la propria professione, abbiamo skipper, abbiamo persone che governano i maxi yacht in tutto il mondo praticamente, quindi è un grande onore. È un grande impegno che siamo tutti volontari, abbiamo l'appoggio per fortuna dei nostri soci e quindi insomma ci diamo da fare così. Quello che vorrei sottolineare è che finalmente la vela negli ultimi tempi è entrata un po' veramente in sintonia con tutte le istituzioni. In passato alcune volte
c'era un po' più di diffidenza perché è uno sport un po' particolare. Oggigiorno, quando si organizza una manifestazione bellica, anche una semplice regata, c'è tutta una serie di pratiche burocratiche da svolgere. Direi che negli ultimi tempi, grazie alle istituzioni, grazie anche al Comune e alla Capitaneria, andiamo via molto più veloci. Credo che un obiettivo per la città, qui non parlo più da Presidente del Circolo, ma forse proprio un obiettivo di tutti noi che a Chioggia ci viviamo, sarebbe quello di pensare che noi in questa città qui abbiamo, credo, 6 o 7 circoli medici. Noi facciamo la scuola vela, altri organizzano regate, manifestazioni belliche, abbiamo Lega Navale Padova, Lega, ci onorano anche oggi con la loro presenza, Vicenza, eccetera. Sarebbe bello, abbiamo iniziato a fare qualcosa tutti assieme, quindi organizzare magari una manifestazione che diventi la manifestazione di tutti, non fare ognuno le sue piccole regate, le sue piccole manifestazioni. Il sogno sarebbe quello di avere una regata, passata in termini, come potrebbe essere la Barcolana o la Veneziana. Si era iniziato qualcosa con Lega Navale, la stiamo portando avanti e sono sicuro che avremo l'appoggio di tutte le istituzioni, magari anche Chioggia avrà una sua regata importante. Ecco, questo è un po' l'obiettivo che ci poniamo. Quello che mi ha spinto è stato memoria e cultura. Cioè, se una comunità non valorizza la memoria, ben poco non programma il futuro. Per cui con questo evento abbiamo voluto fare, come Circolo Nautico, proporre un'iniziativa che può essere anche di spronare anche altre attività, altri club, altre associazioni a Chioggia. Spesso a Chioggia, mi permetto, sono dall'82 che sono qui, ci lamentiamo sempre, non proponiamo. Allora con questo evento abbiamo voluto dire facciamo squadra, facciamo l'equipaggio, facciamo etica, facciamo, e c'è la regione, il comune, tutti si sono messi a lavorare per questo. Io volevo ringraziare poi su questo proprio lavoro di squadra la Lega Navale, dove la Lega Navale, che è l'altra emanazione della Marina Militare, per quanto riguarda lo sport da vela, c'è uno scambio continuo di comuni, imbarcazioni, proprio un lavorare di squadra. Cioè il circolo nautico, quel che vuol dire, è squadra, è equipaggio, sono marinai. E questo discorso della memoria per me è importante, perché noi, questi due vicepresidenti, siamo su un transito, 5 anni, 6 anni, noi dobbiamo prendere quello che veramente hanno seminato per trasmettere ai giovani, perché se noi non riusciamo a trasmettere ai giovani nessun messaggio, è un fallimento del circolo nautico. Ci faremo le nostre regate, ci divertiamo, andiamo a chiamare il comandante che venga a batterci le mani, ma non avremo risolto il problema. Penso che proprio memoria e cultura voglia dire questo, trasmettere qualcosa ai giovani dopo. Ecco, per quel motivo c'è anche l'ancora a Giorgio Cini, altrimenti siamo defunti. Che con un programma così è un 10 pieno, perché l'ho detto proprio in apertura, festeggiamo 75 anni di storia, e quindi già quello è un dato, un traguardo molto importante. Ma come si diceva, appunto, hanno dimostrato di saper lavorare in squadra, hanno dimostrato di saper far rete a beneficio di tutta la città. Ovviamente parte da un traguardo personale, limitato, chiuso nei soci, ma che ha saputo aprirsi con tutti e dimostrare che hanno una valenza proprio sociale completa. E tutti i programmi, tutti i vari convegni, si parte dalla vela, si parte dal mare, ma dimostreremo come appunto si crea cultura, si crea turismo, si crea la storia. Riprendendo anche un po' le parole di Oscar, io non l'ho detto prima ha usato un termine, aveva detto portuale agganciato, uno scrittore di Pescara. Ecco, ad esempio, nel convegno sulla marineria, lo scrittore di Pescara racconterà di come è nata la marineria di Pescara, ed è nata da Chioggia, da dei chioggiotti
e Caolotti. In particolare parlerà di Chioggia perché ci sarà un pescatore di Pescara che siamo in grado di dimostrare con l'albero genealogico che proviene da una famiglia di pescatori di generazione in generazione, tornando indietro al 1600. Un dato incredibile trovare una persona che in tutti questi anni ha saputo appunto rimanere legata ad un mestiere, ad un lavoro, ma proprio ad una tradizione. Ecco che ritorna appunto l'importanza di fare eventi come questi, l'importanza di avere un circolo come quello che fortunatamente abbiamo noi in città.